Per la falce scura utilizzerò 300 ml di panna da montare già zuccherata, 100 g di latte condensato, 40 g di cacao amaro in polvere. Nella ciotola verso la panna e incomincio a montare a neve ben ferma. Aggiungo a filo il latte condensato e il cacao, amalgamo per bene il tutto. Rivesto con la pellicola trasparente una ciotola a cupola del diametro di 18 cm. Verso un terzo di falcia nello stampo e creo una cavità. Metto nel freezer per 10 minuti. A questo punto preparo la falcia chiara. Utilizzerò 200 ml di panna da montare già zuccherata, 60 g di latte condensato. In più mi serviranno amarene sciroppate quanto bastano, cacao in polvere quanto basta. Metto nella ciotola la panna, monto con le fruste elettriche. Verso a filo il latte condensato. Appena la falce è pronta, riempio la cavità. Al centro inserisco le amarine e lo sciroppo. Ricopro con la restante falcia chiara. Metto nel freezer per 10 minuti. Trascorso il tempo, pareggio la cupola con la restante falcia scura. Ripongo in freezer per 3-4 ore, meglio per tutta la notte. Trascorso il tempo necessario, rimuovo lo stampo e la pellicola. Posiziono il semifreddo sul piatto da portata. Copro con il cacao. Questo semifreddo tartufo nero è semplice e veloce da preparare. È un dessert perfetto per le occasioni speciali. È troppo goloso, il successo è assicurato. Cari amici, se anche questa ricetta vi è piaciuta, lasciate un bel like. Mi trovate anche su Facebook, Le Delizie di Uccia 3000. Seguitemi anche su Instagram. Un bacione, alla prossima!